Proseguire il processo di interlocuzione e di confronto non solo per affrontare le problematiche, ma per individuare le soluzioni, con l'istituzione di un tavolo tecnico permanente. E quanto concordato dal sindaco di Sulmona, Anna Maria Casini, con i rappresentanti dell'Ordine degli Architetti della provincia dell'Aquila e con gli esponenti locali dell'ANCE Costruttori Edili, incontrati questa mattina in due distinte riunioni che si sono succedute a Palazzo San Francesco. Ho trovato una grande disponibilità anche proprio di fornire un apporto concreto, si costituirà un tavolo tecnico permanente su cui proprio cercheremo di affrontare e di trovare le giuste soluzioni ai problemi. Presenti ai due incontri, oltre al sindaco, l'assessore all'urbanistica Mariella Iommi, dirigenti comunali Katia Panella e Medeo Deramo. A rappresentare l'ANCE erano presenti il vicepresidente Marco Dirimacco, Gianni Cirillo e Antonio Angelone. La riunione si è svolta in un clima di cordialità e si è conclusa con l'impegno a collaborare nell'interesse della città, istituendo un tavolo di confronto per trovare modalità condivisa che possa creare sinergia con l'ente e le categorie interessate, ha tenuto a dichiarare il presidente dell'Ordine degli Architetti Provinciale, Edoardo Compagnone, presente insieme al suo vice Walter Emilio Pace, consiglieri Antonio Bolino e Antonio Del Boccio.